Beh, una grande festa quella di oggi, che coincide con un anniversario dal numero tondo, cioè 70 anni di Giro dei Tre Ponti, con una tappa importante del Giro del Veneto categoria Elite Under 23. Una giornata di grande spettacolo con quasi 150 corridori, con una ventina di squadre, con una grande competizione nonostante, insomma, condizioni non proprio favorevoli per il caldo che c'è stato lungo tutto il percorso, ma che hanno ripagato chi ha potuto ammirare, insomma, anche gli atleti e i giovani nello sforzo agonistico. Un augurio ai vincitori che da qui, come è accaduto anche altre volte, possano passare persone che poi sono diventati campioni anche a livello internazionale. Oggi è stata una grande giornata di ciclismo per la nostra città, per il territorio. Abbiamo riproposto, abbiamo accettato di ospitare la prima tappa in linea del Giro del Veneto, del 30° Giro del Veneto Under 23 Elite. C'erano circa 160 corridori, tra cui diverse squadre straniere, compresa la nazionale colombiana. E è stata una gara molto tirata, hanno mantenuto una media di 45 km all'ora di media, nonostante il vento. E non c'è stato nessun problema, è stata una grande festa di ciclismo di cui siamo molto contenti.